Prima di cominciare con l'argomento di oggi, devo farvi per forza di cose due premesse importanti. La prima riguarda la scomparsa, purtroppo, di Carlo Mazzone, che ci saluta a 86 anni. Ne approfitto per fare le condoglianze a tutta la famiglia, una figura che è diventata iconica, diciamo, nel mondo del calcio, soprattutto italiano, per il suo carattere, per la sua grinta, per il suo modo di fare. A Roma, nello specifico, è ricordato soprattutto per essere stato il primo allenatore vero di Francesco Totti, quello che gli ha dato fiducia, che lo ha fatto giocare con continuità, che ha creduto subito nelle sue capacità, sebbene a livello puramente statistico non sia stato lui a farlo esordire. È vero che a livello di esperienza nella capitale non è andata benissimo, però questo attualmente va in secondo piano, perché comunque perdiamo una figura importante. Ricorderemo tutti la famosa corsa sotto la curva dell'Atalanta dopo il 3-3 del Brescia con tripletta di Baggio, ma tanti altri episodi, tanti aneddoti che non vi sto qui a dire, e veramente mi dispiace. Ero in diretta mentre è arrivata questa notizia e ci sono rimasto veramente male. È vero che purtroppo prima o poi tutti quanti ce ne dovremmo andare, però certe figure secondo me dovrebbero farlo il più tardi possibile e mi dispiace veramente tanto. Detto ciò, per quello che riguarda invece la conferenza stampa di Mourinho, io vi dico già che per questa volta potrete recuperare la mia opinione e il mio commento sul mio profilo sul sito Viola. Vi invito a seguirmi là se ancora non l'avete fatto, perché da quest'anno in poi ogni volta che ci sarà la conferenza del Mister, io farò una live reaction lì sul sito Viola, appunto. E per questa volta non vi farò un altro video da portarvi qui sul canale, però voglio capire effettivamente cosa potete preferire voi, perché ho pensato fino all'ultimo se fare un altro video e ripetere le stesse cose, se tagliare la live mettendo il mio commento. Non ho molto tempo a disposizione, quindi comunque non avrei potuto fare nulla, però in generale sono indeciso sul da farmi per quanto riguarda le prossime occasioni. Quindi mi raccomando, scrivetemi nei commenti come volete che io vi porti il commento sulle conferenze stampa di Mister Mourinho. Se vi può bastare, tra virgolette, la live reaction sul sito Viola, se volete anche un video riassunto magari sul canale YouTube, quello che volete voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Detto questo, allora passiamo all'argomento principale di oggi, che è il calciomercato e nello specifico Marcos Leonardo, perché ieri sera sono arrivati aggiornamenti importanti per quanto riguarda la trattativa tra Roma e Santos. L'agente del giocatore, infatti, già da diverso tempo è lì in Brasile per cercare di sbloccare la trattativa, che però almeno per il momento non andrà oltre, perché il Santos ha confermato alla Roma la volontà di non volerlo cedere in questo momento particolare della stagione. Una notizia che sinceramente mi ha dato fastidio di primo impatto, perché comunque non è la prima volta che un obiettivo della Roma, ripetuto anche spesso e volentieri per più di una settimana, poi alla fine non viene qua. Ed è innegabile che un suo acquisto nell'immediato comunque sarebbe stato utile per farlo ambientare subito all'ambiente giallo-rosso, scusate la ripetizione, per fargli conoscere i compagni, per capire un po' i ritmi di allenamento di Mourinho, per cercare un po' di entrare nell'orbita Roma e, diciamo, farsi passare il più velocemente possibile il campionato brasiliano dove ha giocato in questo momento. E di principio, appunto, non è una cosa che mi ha fatto felice. Detto ciò, però, bisogna registrare anche dei passi in avanti, confermati anche da Biafora, da Di Marzio e altri giornalisti importanti, per quanto riguarda un suo possibile arrivo a gennaio. Il giocatore quindi resterebbe in questo momento al Santos, ma la Roma potrebbe trovare un accordo per farlo arrivare direttamente nel mercato invernale. E a questo punto è chiaro che si parla di cifre un po' più basse rispetto a quelle di cui si è parlato finora, perché giustamente la Roma ti dice: guarda, io ora lo avrei pagato 20 milioni. Se però tu mi fai aspettare fino a gennaio, è ovvio che quei mesi che io non potrò averlo, che non potrò farlo giocare, saranno, diciamo, uno sconto sul prezzo totale. E considerando che questo a quanto pare è l'unico modo per poter acquistare questo giocatore, considerando che a livello di caratteristica, a livello tecnico, non mi dispiace per niente se dovesse venire alla Roma, può trattarsi di un giusto compromesso. In questo modo tu comunque avresti già il giocatore e a gennaio si potrebbe trattare di una sorta di acquisto che tu magari neanche metti in conto, nel senso tu puoi anche lasciare le cose come stanno, intanto questo Marcos Leonardo ti arriva e ti rinforza il reparto offensivo. Ricordo che una cosa del genere la fece il Milan qualche anno fa, ormai
15 anni fa con Pato. Il giocatore stava facendo grandi cose in patria, il Milan lo prese in estate, però lo tenne in Brasile fino a gennaio. Poi arrivò, ci fu l'esordio straripante con il Napoli, 5-2, doppietta, grandi cose. Sappiamo bene poi quello che gli è successo e tutti gli infortuni che lo hanno colpito gli hanno impedito di mostrare una qualità tecnica che era veramente di altissimo livello, e non si è più ripetuto. Però almeno nei primi anni si è trattato di un giocatore secondo me cruciale per il reparto offensivo rossonero, e mi auguro che almeno sotto quel punto di vista, qualora dovesse essere ufficiale questo acquisto invernale, si possa rivelare tale almeno nei primi anni di stagione, comunque nei suoi primi anni di esperienza con la maglia della Roma. Detto ciò, è chiara anche un'altra cosa, e cioè che se tu prendi Marcos Leonardo, quindi fai l'investimento, seppur minore rispetto alle aspettative, e lo prendi a gennaio, non puoi prenderne due nella sessione di mercato estiva, mi viene da pensare, perché tu in questo momento hai Belotti, in rosa hai ancora Abraham. Se tu prendi anche Marcos Leonardo non ne puoi prendere altri due, perché poi ti ritrovi a gennaio. Lo so che parlare di abbondanza è sempre rischioso perché è difficile avere tutti a disposizione, lo stesso Abraham non lo è, però lo devi pagare. Ti ritroveresti con tre punte, considerando le due che andresti a prendere, più Belotti, più Abraham e più Marcos Leonardo. Cinque punte per un attacco a due, di cui l'altro ruolo comunque viene affidato alla seconda punta di turno, che può essere Dybala, El Shaarawy e compagnia bella, mi sembra un pochino troppo. E a questo punto tutti quanti ci facciamo una domanda anche legittima: se la Roma dovesse prendere Marcos Leonardo a gennaio, come ci arriveremo a gennaio? E io a questo punto provo a pensare una cosa: se tu vuoi arrivare a gennaio e poi prendere eventualmente Marcos Leonardo, almeno un attaccante d'esperienza ti serve, perché se tu prendi lui, anche se non nell'immediato, diventa lui, scusate sempre la ripetizione, l'attaccante giovane da mettere in rosa. Però è anche vero che tu fino a gennaio giochi, e quindi bisogna capire effettivamente quanto può convenire, e quindi la Roma dovrebbe secondo me puntare a un giocatore di livello, cercando di spenderci il più possibile. Sotto questo punto di vista, magari, come vi ho detto, il fatto che tu spenderesti meno per Marcos Leonardo ti fa guadagnare qualcosina da poter spendere per altri. Però non puoi accontentarti di un profilo discreto che dici tanto lo alterno a Belotti, siamo a posto. Perché se tu avessi avuto già Marcos Leonardo, dici è un giocatore in più, mi accontento anche di uno esperto che però non sia forte, o comunque che sia buono, niente di più. Però adesso quello forte ti serve, perché sì, per metà stagione ce l'avrai un Marcos Leonardo in più, però gli ci vorrà del tempo per ambientarsi, non è detto che subito riuscirà a fare fuoco e fiamme, quindi insieme a Belotti devi mettere qualcuno di forte. Io adesso non voglio continuare a illudermi per quanto riguarda Lukaku, che tra l'altro anch'esso dovrebbe tornare in forma, ma questo ne parleremo solo se si dovesse aprire una minima possibilità di arrivo del belga. Però devi prendere un giocatore già pronto, cioè uno di quelli che ti fa stare tranquillo. Purtroppo non ci sono alternative. Io ho fiducia in Belotti, sono convinto che lui riuscirà senz'altro a riscattarsi e a fare una ottima stagione quest'anno. Però rimane comunque l'alternativa, cioè almeno di partenza io non posso considerarlo il titolare fisso per tutta la stagione, perché viene da un'annata troppo fallimentare. Per quanto so che possa fare e che farà sicuramente meglio, ci vorrà un po' di tempo, quello sicuramente, e quindi devi avere un attaccante che lì davanti si possa considerare veramente forte, che non sia Lukaku, che sia qualcun altro, devi avere una certezza. E purtroppo al tempo stesso bisogna anche scontrarsi con la realtà, e cioè che al 19 agosto, a 12 giorni dalla fine del mercato, difficilmente trovi squadre che ti cedono giocatori forti, soprattutto in attacco, a meno che non hanno già fatto degli acquisti in quel reparto e il giocatore di turno diventa un esubero da piazzare. Per esempio, tornando sempre un po' indietro nel tempo, la Roma prese ad agosto Borriello e io fui contentissimo, non vi lascio solo immaginare quanto ero contento di averlo preso, perché non me l'aspettavo.
E arrivò in agosto perché il Milan prese Ibra sullo stesso reparto. Giustamente, un conto avere Ibra, un conto avere Boriello. Per noi andava benissimo anche lui, però per loro è ovvio che era normale aver fatto questo cambio. E di conseguenza tu puoi sperare magari in questo, che qualche club importante prenda un giocatore forte lì davanti e quello che ha già in rosa diventa un esubero da piazzare. In quel caso riesce, diciamo, a fare il colpo degli ultimi giorni. Però è comunque rischioso. Io vi dico che per me un tentativo per Lukaku va fatto, sebbene sia complicato, perché ovviamente prende tanto, loro lo vorrebbero cedere a titolo definitivo. C'è anche da capire però che più passa il tempo più diventa difficile anche per loro riuscire a fare una cosa di questo tipo. Io, prima di concludere, vorrei farvi capire quale sarebbe secondo me la cosa perfetta, perché ho letto qualche commento di questo tipo in giro, non so quanto possa essere fattibile, magari fatemelo sapere nei commenti chi è più esperto di economia. Ho letto in giro che ci sarebbe una possibilità di cessione di Abraham al Chelsea già in questo momento. Perché? Perché gli inglesi comunque, a quanto sembra, lo avrebbero ripreso comunque prima dell'infortunio con lo Spezia. Un eventuale scambio, per modo di dire, con Lukaku, chiaramente con l'aggiunta di un conguaglio economico, e questo mi pare ovvio, al Chelsea cambierebbe poco nel presente, ma potrebbe essere una cosa importante in ottica futura. Perché Lukaku resta fuori rosa, è impossibile che verrà riaggregato, quindi comunque se non dovesse partire gli resterà sul groppone e non prende poco. Stessa cosa Abraham, nel senso, se tu lo prendi da infortunato fino ad aprile ti resta sul groppone o giù di lì, però è un giocatore più giovane, è un giocatore che loro comunque avrebbero voluto rivedere dalle loro parti, e quindi secondo me, per avvantaggiare entrambe le cose, entrambe le fazioni, si potrebbe fare, ripeto, è una mia ipotesi così che vi lancio in questo momento, una sorta di scambio, nel senso che tu gli dai Abraham e un conguaglio economico per Lukaku, loro si liberano di un giocatore che non gli serve e al suo posto ci mettono Abraham, però al rientro dall'infortunio avranno comunque un attaccante in più a disposizione che potrebbe effettivamente valere qualcosa. La Roma si libererebbe del cartellino del giocatore, anche magari non guadagnandoci nulla, ma soprattutto del suo stipendio, e avrebbe uno sicuramente già pronto per dare una mano. Io la vedo in questo modo, è una visione molto ottimistica, però pensare a un attacco Lukaku-Belotti con in aggiunta Marcos Leonardo a gennaio, porca miseria, se sarebbe tanta roba. Io credo che nella situazione attuale sarebbe indubbiamente la visione più ottimistica possibile per quanto riguarda il reparto offensivo, però sappiamo che ci sono tanti fattori da considerare e non è facile. Però sono contento sotto questo aspetto, che domani finalmente si ritorna a parlare di calcio giocato, parleremo finalmente della partita, di quello che è successo, sperando di essere felici di un buon risultato, però almeno parleremo di qualcosa di serio, comunque di qualcosa di vero e proprio tangibile, una partita della Roma con risultato, gol, eccetera eccetera. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del discorso Marcos Leonardo e in generale per quello che riguarda il reparto offensivo della Roma. A breve finirà questa tarantella e cominceremo a soffrire invece per quello che è il vero e proprio calcio giocato. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Roma. Per adesso rimarrà l'unico video di giornata, vediamo se poi questa sera ci sarà qualche aggiornamento importante, in caso ve ne parlerò velocemente, ma vi dirò la mia opinione. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Roma, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!